Mettiamo in onda. Si è spento il microfono, signor Lippi. Ah, eccoci qua. Bene. Dicevo che il momento è emozionante. È molto, è qualche settimana che noi accontentiamo una platea vastissima, soprattutto quella dei bambini, perché stiamo dimostrando loro la dolcezza del mondo animale. Perché sprecare parole quando possiamo averlo qui, subito, per voi, per i grandi e i piccini, lui, la dolcezza del cangurotto! Quanto è felice oggi e contento di essere ancora una volta qui con noi. Grazie cangurotto, io non posso fare l'elenco di tutti i bimbi che hanno scritto, però ti assicuro che sono tanti, tanti, tanti. Forse qualcuno vorresti averlo accanto a te, ma non è possibile. Noi dobbiamo giocare, ho trascorso bene la settimana. Sì. Benissimo, va bene. Allora, abbiamo anche, come al solito, la possibilità di regalare 200.000 lire, di dare in premio 200.000 lire per ogni numero. E hai una vasta, non già da qui, scusa, hai una vasta scelta oggi di persone, di amiche, di ospiti che sono venuti a trovarci. Allora, vogliamo intanto, grazie, estrarre davvero il primo numero, cangurotto. Quindi facciamo la prima scelta, sono 7 numeri, sì, è semplicissimo, lo sapete, basta poi dire se è superiore o inferiore. Ecco che il cangurotto va a fare la sua prima scelta. Guarda, abbiamo Cleo, abbiamo Alessia, Cristina, Enrica, ha scelto il Brasile. Tu non sei mai stato in Brasile, però si aspetta molto, ovviamente si aspetta molto. Da Cleo, devi estrarre, devi aprire, questo mi fa piacere che tu lo sappia, estrarre un numero, grazie. Beh, non ha girato tanto, l'ha estratto su, è rimasto molto deluso il cangurotto, ma andrà meglio con le altre. E il 38, ti chiudi da solo? È rimasto male, vedi? Bene, intanto apponiamo il 38 sul nostro tabellone, prego! Adesso, no, dopo dobbiamo stare un altro, prima prendiamo la telefonata, cangurotto. Allora, prendiamo la telefonata, pronto? Pronto? Signora, buonasera, il suo nome? È Rosaria da Caserta. Rosaria, allora, lei ha bambini, Rosaria? No. Allora mi auguro che, voglio dire, lui invita, vuol venire ad aprire il cangurotto, sarebbe bello, vuoi salutare Rosaria, cangurotto? Ecco che viene a salutarla, signora, il saluto del cangurotto, complimenti. Allora, signora, il primo numero ha visto... Cangurotto? Mamma mia, ecco, questo è un gesto d'affetto. Beh, eccolo là, strike! Cangurotto, complimenti, sei riuscito a prenderle tutte e quattro, grazie davvero, tutte e quattro le ballerine ovviamente. Rosaria, il numero era 38, secondo lei il prossimo numero è superiore o inferiore? Lo sguardo intelligente, tenero del cangurotto. Superiore. Superiore, Rosaria, andiamo a scegliere la prossima che estrarrà dal tuo marsupio, la prossima, ecco, vuole un assistente di studio, chi vuoi scegliere, da chi vai? Eccolo là, benissimo. Perché lui è innamorato di tutti, soprattutto della 2. Bene, chi scegliamo, cangurotto? Valentino, sta diventando un rapporto... Cangurotto, dobbiamo estrarre... Guarda come sono contenti di questo gesto. Ah, vuoi anche salire? Ce la fai a salire? Eccola là, ha fatto la scelta. Vogliamo andare a estrarre... Da chi fai? Ma sì. Vogliamo andare a estrarre un altro numero? Chi sceglie? Sì. Federica o Enrica? Federica. Eccola là, fatti una suonatina. Una bella mischiata chiede il cangurotto per
per la regolarità del gioco. Grazie Federica, va bene? Guarda come è soddisfatto adesso. Allora, 36 dopo, certo, 36, mi dispiace Rosaria, aveva detto che sarebbe stato un numero superiore, in effetti è inferiore, quindi andiamo a porre... Ecco, sì, no, è un gesto d'affetto, signore, è un gesto d'affetto. Maria Concetta, grazie, ne ho abbastanza di animali. Possiamo andare avanti. La prossima telefonata. Sì, se quando hai bisogno ricordati sempre. Certo, che però è meglio, ovviamente. Hai bisogno? Intanto noi prendiamo. Intanto prendiamo la prossima telefonata. Bene, la prossima telefonata. Pronto? 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 Sì, signora, il suo nome? Pronto? Sì, pronto il suo nome? Maria Letizia. Maria Letizia, qual il migliore nome? Bambini? Lei ha bambini? Sì. Sì. Come si, quanti anni hanno? Quanti anni hanno i suoi figli? 13 e 6. Questa è una dedica del cangurotto ai suoi figlioli. E poi, non, oh Maria, eccola là. È un rapporto con tutto il pubblico. Ecco Maria, Rosaria, la signora Maria Letizia. Maria Letizia, allora abbiamo il 36, secondo lei il prossimo numero è superiore o inferiore? Sì. No. Superiore. Superiore? Ha detto superiore? Sì, superiore. Superiore. Andiamo a vedere, grazie al nostro cangurotto, chi scegli per l'estrazione. Adesso punta dritto. Oh, su Cristina Parodi. Cristina. Cosa devo fare? Cosa devi fare? Estrarre un numero, Cristina, niente di più. Cioè, mescola bene. Ma è una tombola un po'. Un po' particolare. Come va? Non ti più. Non... Vabbè. 31, caspita, erano 400.000 lire, Montepremi, purtroppo è lei ha detto superiore, è inferiore. Benissimo, importa il 31, la nostra. Grazie, un benvenuto anche a un altro personaggio che sta raccogliendo grandi consensi nel pubblico dei giovanissimi, dei piccoli. Grazie alla puzzola operata e con 600.000 lire di Montepremi. Per 600 la prossima telefonata. Pronto? Pronto? Signora, il suo nome? Ciao, sono Carmela da Napoli, buona domenica. Buona domenica a lei, a te Carmela da Napoli. Allora Carmela, abbiamo la... Ah ecco, certo, dovete farvi da parte. Sì, no, se sono fatte da parte, vuoi manifestare il tuo affetto anche verso di loro, perfetto. Grazie, è brava la puzzola. Allora Carmela, 31 secondo lei. Ecco, il mondo animale che vive e convive in questo studio ha scelto. Ci riprovi con Cristina. Alessia. Signora, prima di dire il numero, secondo lei è superiore o inferiore al 31? È inferiore. Andiamo a vedere. È Alessia Marcuzzi che estrae, grazie Alessia. Aspetta, sì, prego, da tutto. 72, non riusciamo, mi dispiace Carmela, grazie. Se vuole riprovare, grazie a lei, e quindi 72. 72. Il nostro Topolino, un altro amato dei nostri bimbi. Ecco, un saluto al canguro. Un rumore sordo, devo dire, probabilmente... Ecco.
Ah, vedi? Vedi? No, 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 allora, prendi, io non so che faccio per te. Prendi. Ah, che belli questi momenti, guarda che belli. Sono bei momenti di rapporto fra questi animaletti che non convivono normalmente. Ecco fatto, era l'ultimo saluto, diciamo, l'ultima tenerezza. Chi c'è in linea? Pronto? 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 Buonasera signora. Ciao Claudio. A lei, il suo nome? Arianna da Martellago, in provincia di Venezia. E anch'io sono nell'acqua. Signora, aspetti perché è un momento di tenerezza ulteriore del cangurotto. Percorre lo studio, si anima lo studio, eccolo là. È fatto? Allora, Arianna da Venezia, sì. Abbiamo il 72, secondo lei abbiamo 600.000 lire, 800.000 lire in palio e anche la parte microfonica accontentata. Secondo lei, superiore o inferiore il numero? Inferiore il numero. Inferiore, sceglie il... Vai Maurizio! Maurizio, sa... È inferiore o superiore? Secondo la signora, inferiore, spera sia inferiore. Non ti fa effetto? Non ha esito, diciamo, insomma, non quello sperato. Signora, Maurizio le ha portato fortuna col cangurotto. 48, è inferiore. È inferiore e quindi 800.000 lire per lei, intanto mettiamo il 48. Benissimo, complimenti. Prossima telefonata, pronto? Pronto, buonasera, pronto. Buonasera, lei pronto, il suo nome? Sono Vinicio dalla provincia di Pesaro. Vinicio, ben... Abbiamo amici di Pesaro, oltre che di Pescara. Vinicio, abbiamo il 48. Secondo lei il prossimo numero è inferiore o superiore, Vinicio? È un po' difficile, io direi inferiore. Inferiore. E adesso il nostro cangurotto... Come sta? Quanti amici ha il cangurotto in studio? Allora, Vinicio, inferiore, sì. Ha detto. No, d'accordo, però per estrarre... Va bene. Per estrarre il numero, cangurottone mio, chi scegliamo? Ecco, fatto anche di retro. È straordinario. Sta scegliendo. È un momento delicato. Ecco che si orienta. Percorre lo studio in senso rotatorio a 360 gradi. Saluta la 2 Stefanino. E torna... Enrico. Enrico non ti aveva ancora... Come dire, dato... Sono emozionata. Sei emozionata, Enrico, è da anni che speri di estrarre un numero in questo modo. Eccolo là. Grazie, Enrico. Complimenti, aveva detto che sarebbe stato inferiore. È il 10 inferiore, 200.000 lire all'inizio. 200.000 il numero 10. Non riesco a capire. Bravi, fate vedere che vi volete bene. Ecco, vedi Puzzola cosa succede? A volte, ecco, è rimasto male. No, ma comunque ci vogliono molto bene e lo dimostra in un... Ecco fatto, ecco, vedi, sono gesti, anche la Puzzola, benissimo. Allora, andiamo. No, Topolino, tu non devi farlo, questa è un'altra cosa, non devi farlo. Abbiamo solo un numero da estrarre. Non far vedere tutto. Allora, andiamo,
vai da Lucia, va bene. Non lo fa, vedi, non è il cangurotto che ha i numeri. Smettetela voi due, si suona. Benissimo, andiamo a estrarre, Topolino, calma. Andiamo a estrarre l'ultimo numero, è il 10, sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Pronto, sono Simona. Simona da dove? Da Siracusa. Da Siracusa, Simona da Siracusa. Lei ciao, mai... Claudio. Un saluto da, soprattutto dal cangurotto, Simona. Il Topolino è rimasto male, ma adesso si rallegrerà. Allora, secondo lei, il saluto dal cangurotto a Simona di Siracusa, che ancora una volta, cangurotto... Oh, hai visto che non ha fatto il rumorino, cangurotto? Non è fatto... simpaticone. È un simpaticone, ma è di una tenerezza. Non si è mai arrabbiato, pensi, nella sua vita. Così come lo è anche Luca, d'altronde. Come lo è il topo, il topolino. Però è rimasto un po' male il topolino. Adesso si sono abbattuti i due animali. Cosa c'è? Cosa c'è, cangurotto? Dì. Luca, ci viene a cantare al mio matrimonio? Sì, certo, signora. Vestito da topo ci viene. Viene così come è messo. Allora, viene anche il cangurotto e la puzzola. E la puzzola è... No, a cantare al matrimonio! Adesso tutti e due... No, vuole che tu canti al matrimonio. Non c'entra adesso. Cangurotto, bisogna estrarre l'ultimo numero. Eccolo là, verrà... Ecco. Hai perso tutto ancora una volta. Dove è andato, cangurotto? Bisogna estrarre l'ultimo numero, cangurotto. Andato. Sì, cangurotto... Non da solo, no, no, da solo è un peccato. Forse da solo porta più fortuna. Signora, non lo so, faccia quello che crede. Anche da solo, eccolo là che le porta fortuna. Se questo è un gesto sempre affettuoso. Secondo lei ha detto che è superiore o inferiore? Va bene. Superiore. Inferiore, no, superiore, superiore. Vuole che se la faccia da solo il cangurotto, l'estrazione? Lo estragga lei, Claudio. Come? Lo estragga lei, Claudio. No, guardi, signore, io non... Va bene? Estragga bene. Estraggo bene, signora, sapesse... Ecco, cosa vuol dire quando c'è la righina proprio a me? È sotto, è sei, il sei, il sei, lei ha detto... pazienza. Ma pensi che peccato, però ce n'erano pochi sotto, Simona. Grazie comunque di aver telefonato, grazie di cuore. Simona, vogliamo introdurre il sei? Molto bene. Allora, in questo dolcissimo momento andiamo a ricapitolare i numeri usciti. 38, 36, 31, 72, 48, 10, 6 e 6. Topolino? Topolino, non con Demo! È un'altra cosa, vieni qui, venite a far la pace. Adesso, tutti e tre insieme, la puzzola, il cangurotto e il topolino. Vieni, Topolino, vieni. Vieni che salutiamo i nostri amici bambini che ci hanno seguito. Va d'accordo. E ci salutiamo, ci congediamo, ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Ma mi raccomando, continuate a voler bene al cangurotto, al topolino, alla puzzola. Ci vediamo tra poco. Grazie. Che bravi. Grazie!